Non posso fare video così, vero? Sarà il secondo video in collaborazione con la Born Pretty Store. Qui vi metto casomai il link del primo video che ho fatto in collaborazione con loro. Sono stati molto gentili e hanno deciso comunque di continuare questa collaborazione insieme. Hanno prezzi bassissimi, le spese di spedizione sono gratis e vendono dei gettini davvero carini. Il pacchetto per arrivare ha impiegato un mesetto ed è arrivato dentro questa busta. Qui non so cosa gli è successo, però vabbè, si vede che ha dovuto passare, non lo so, qualcosa di abbastanza brutto questo pacchettino prima di arrivare da me. È arrivato tutto ben sigillato, quindi si girano i pacchetti comunque molto accuratamente. Me l'hanno avvolto qui, nei rotoloni regina, perché, cioè, guardate quanto è lungo. È infinito, ecco, prima o poi arriverò. Sì, ce l'ho fatta. Allora, io ho scelto 4 gettini. Questa volta mi sono praticamente di più buttata sugli anelli, che sono la mia grande fissazione, e su un paio di orecchini, no, 2 paia di orecchini. Non li ho ancora aperti, quindi li apro adesso insieme a voi. Ho preso questo paio di orecchini. Questo è fatto meglio, quest'altro invece non è dipinto proprio alla perfezione. Non so se lo noterete, ma è leggermente grigio, non è proprio rosa dipinto alla perfezione. Questo è l'altro. E quindi questi sono gli orecchini che ho scelto e costano davvero pochissimo. Giù comunque nell'info box vi metterò tutti i vari link se per caso volete andare a dare un'occhiata. Poi un altro orecchino che ho preso, e questo dovevo per forza averlo perché quando l'ho visto me ne sono innamorata alla follia, e questo è fatto proprio bene. Guardate la particolarità e soprattutto il modo in cui luccica il fiore, è bellissimo. Questo è proprio fatto bene come orecchino, è bello lucido. Infatti di questo sono rimasta proprio soddisfatta, e sono quelli che a me piace tantissimo mettere qui. In questo modo mi piacciono davvero tanto questi orecchini così. Dov'è? È sparito. Mi è caduto dentro la maglietta. Penso che a chi ha un orecchio normale dovrebbe comunque attaccarsi. E vabbè, quindi lo stringerò leggermente con la pinzetta in modo che sia fermo sul mio orecchio sottilissimo. Adesso passiamo agli anelli. Io ho la fissazione con gli anelli, li adoro. Allora, questo che sinceramente c'è scritto che è della marca Garage.k. Ha questa freccia e poi questo cuoricino con tutti gli strass. A me tutti questi anelli così piacciono moltissimo, però questo è un po' ciofeca perché ha il problema che si strass, sono fintissimi e non brillano per niente. E poi ho preso un set di anelli, ce ne sono dentro tantissimi, sono tutti col dorato e sono particolari, adesso ve li faccio vedere. Io ho preso la taglia S perché ovviamente ho le dita super sottili. C'è questo fatto in questo modo, di dietro è aperto così in modo che è regolabile. C'è questo che si può mettere o così o girato. In questo modo, però anche questo non è fatto proprio alla perfezione, infatti, come potete vedere, soprattutto qui si vede la saldatura. Poi c'è questo, che ha una forma molto particolare, anche questo è un po' tipo effetto antiquato, non lo so, comunque ha delle macchiette, non è proprio lucidissimo. Poi c'è questo fatto in questo modo. Poi gli ultimi 3 che sono questi, che sono quelli midi. A me piacciono molto questo e questo, quindi questi 2 lati.
perché hanno gli strass, però non brillano praticamente per niente, come potete notare. Quindi diciamo che sono anellini carini, ma non sono nulla di eccezionale perché non sono fatti molto bene. Quindi sinceramente io questi non mi sento di consigliarveli. Quindi di queste quattro cosine che ho preso, quella che mi ha soddisfatto di più è questo orecchino, quello Air Cuff, mentre il resto mi ha un po' deluso. E questi anelli penso che comunque ci farò qualche piccola modifica, perché mi sta venendo in mente di fare comunque un video per mostrarvi come poter migliorare e modificare magari degli accessori che sono rovinati o non proprio bellissimi, insomma che ci hanno un po' stufato. Quindi vedrò comunque di poterli migliorare. E queste erano le cosine che mi sono arrivate dalla Bon Pretty Store. Fatemi sapere se voi già ci avete ordinato da questo sito online e come vi siete trovate, la vostra esperienza. E come ultima cosa, prima di concludere il video, vorrei annunciarvi che ho intenzione di aprire una nuova rubrica sul canale. È da un po' di tempo che sto un po' pensando a delle nuove rubriche e c'è... Vabbè, niente, un messaggio. E ce n'è una che mi piacerebbe fare, e a breve dovrei comunque caricare un video. Non vi dico nulla adesso perché lo scoprirete nel prossimo video, quello successivo a questo, di che rubrica si tratta. Ovviamente è una mia passione che voglio condividere con voi, perché il mio canale appunto nasce su quelle che sono le mie passioni che mi va di condividere insieme a voi, quindi il do yourself, gli haul, le review, tutto ciò che riguarda il mondo del make-up, del beauty, i messaggi che mi continuano ad arrivare. E se ci sono anche altre passioni, perché io sono piena di hobby e passioni. Dopo questo annuncio vi mando un enorme bacione, vi auguro una buona giornata, una buona serata e non perdetevi il prossimo video per scoprire la mia nuova rubrica. Ciao!